Siamo arrivati alla pagina sportiva, iniziamo con il calcio. Domani inizia il campionato di Serie D, la presentazione delle partite ce la fa Roy Lepore. È arrivato il momento, dopo varie amichevoli estive e le gare di Coppa Italia, dell'inizio del campionato anche di Serie D. L'esordio alle 15 della Lucchese, che se la vedrà con il Chieri di Mister Morgia domenica pomeriggio, sarà allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi per l'inagibilità del Porta Elisa. La scelta dell'impianto Forte Marmino è dove la Lucchese ha giocato in Coppa Italia ed è stata effettuata anche per dare massima garanzia agli abbonati. La speranza da parte della società è che il Comune possa quanto prima intervenire per rendere il Porta Elisa disponibile per ospitare le partite interne dei rossoneri. Il Ghibiborgo va in trasferta in Liguria sul campo della Lavagnese. La squadra di Pacifico Fanani spera di poter iniziare al meglio il torneo, che presenta diverse incognite, soprattutto per l'inserimento nel girone A, che comporta non solo spese ma anche difficoltà tecniche per la presenza di diverse squadre ben attrezzate. Il Real Forte Querceta di Cristian Amoroso, con molte novità rispetto all'anno scorso, è di scena a Vado, e la squadra del neopresidente Enrico Lenzi non manca certo di esperienza, con parecchi veterani in campo. Il Seravezza Pozzi di mister Walter Vangioni è il terzo anno di fila in Serie D e riceve in casa al Buon Riposo il Savona, una delle squadre più attrezzate per il salto di categoria, un motivo in più per prestare la massima attenzione. Per quanto riguarda la Lucchese, la società rossonera ha annunciato l'ingaggio di Alessandro Lattuca, classe 2002, mezza punta, proveniente dal Colorno. E adesso andiamo al ciclismo con la presentazione del Giro ciclistico femminile della Toscana. È stata presentata al Palazzo del Podestà di Pescia l'edizione 2019 del Giro ciclistico femminile di Toscana, in programma dal 6 all'8 settembre, perché proprio qui a Pescia si concluderà quest'anno il Giro, organizzato come sempre da Brunello Fanini in ricordo della figlia Michela. Hanno partecipato alla cerimonia di presentazione, tra gli altri, i sindaci dei comuni che saranno attraversati dalla gara: Campi Bisenzio, Capannori, Porcari, Lucca, Uzzano e Pescia, il presidente della Federazione Ciclistica Nazionale, Renato Di Rocco, e in rappresentanza della regione il consigliere Stefano Baccelli, oltre ovviamente a patron Brunello. Sarà un giro favoloso, perché ci sarà l'arrivo a Pescia, dove Michela nel 94 ci vinse il Giro d'Italia, quindi se arriva a Pescia si fa tre volte Uzzano, quindi fino all'ultimo non si sa chi ha vinto. Un giro meraviglioso come tutti gli anni, quindi vi aspetto tutti numerosi come sempre. Ciao, è un firme. 170 le cicliste provenienti da 28 paesi che si batteranno per il titolo di Granduchessa di Toscana. 3 le frazioni in programma: il cronoprologo di Campi Bisenzio, la Segromigno Piano Porcari Segromigno Piano e la Lucca Pescia. Il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, ha annunciato che da quest'anno il suo comune ha istituito un premio speciale. Istituiamo il primo trofeo Michela Fanini, che daremo il premio alla prima italiana arrivata, speriamo vinca, e quindi vorremmo che questo premio non sia solo quest'anno, ma tutti gli anni che c'è il Giro della Toscana, dovunque arrivi, ci sarà il trofeo del Comune di Pescia in onore di Michela Fanini. E poi la cosa, la grande novità, è che ci sarà a Pescia un circuito di 3 giri dove gli spettatori potranno vedere queste ragazze, queste atlete che girano su Pescia 3 volte prima di arrivare all'arrivo, e questo penso sia una cosa ancora bella. Ancora più bella, perché si fa vivere una giornata di sport veramente in maniera intensa. La cerimonia si è conclusa con la presentazione delle maglie ufficiali in palio, da quella rosa riservata alla leader della classifica ufficiale a quelle per la classifica a punti, i traguardi volanti, la più brava in salita, la giovane più promettente e per la migliore straniera. Ci saranno anche 3 divise speciali, quella per la vincitrice di tappa, per la più generosa e per il tocco di eleganza. Chiudiamo con un'altra notizia di ciclismo, un nuovo successo internazionale di Amore Vita Prodir, che con Danilo Celano si è aggiudicata la seconda tappa del Tour of Almaty in Kazakistan. Il ciclista lucano è andato a prendersi la vittoria di prepotenza negli ultimi metri di gara. Ottimo quarto posto per Pierpaolo Ficara, altro atleta della squadra di Cristian Farini. In questa immagine vediamo la vittoria di Danilo Celano. Ed è tutto anche per lo sport, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.